Bentornati in questo vlog, ovvero uno degli ultimi episodi della serie. Ci stiamo avvicinando alla fine, Gigi. È stato un bel percorso. Sono, cos'è, quattro mesi e mezzo che sono in prep e ne avete visto le belle, io ne ho visto le belle, ho fatto tantissime nuove esperienze, spero si senta perché c'è un po' di casino. Come avete visto, ce ne siamo andati da Marbella a Malincuore, perché è uno dei nostri posti preferiti, molto molto calmo, molto calmissimo, al contrario dell'Italia. Poi ovviamente non in tutti i posti, perché ci sono posti tipo Genova, molto chill, però adesso siamo a Roma. Però non stiamo a Roma fino al giorno della gara, dato che adesso manca una settimana circa, neanche, 5 giorni, però stiamo scendendo, siamo in autogrill, stiamo scendendo verso Salerno per andare, indovinate un po', nella palestra di Jans, che è veramente gentilissimo, poi comunque lo ringrazieremo ancora più avanti nel video, però ci ha dato la possibilità di allenarci gli ultimi giorni, che su questi qui sono gli ultimi 3-4 allenamenti, nella sua palestra, che è, ragazzi, è un tempio, è letteralmente la Mecca. Colazione, come gli altri giorni, a base di 5 uova, un po' di spezie, adesso ve lo faccio vedere, facciamo l'unboxing. Mi sono preparato ieri, ho fatto meal prep, mi sono fatto pranzo, che devo ancora mangiare, mangerò più tardi, e questa è la colazione, sostanzialmente, niente di che, 5 uova, un pochettino di tabasco, un po' di cose, un po' di spezie, quindi proteine, grassi, zero carbo per ora, è da 2-3 giorni che sono quasi a zero carbo, dato che adesso siamo in scarica, però poi questo qui ve ne parlerò meglio in macchina, perché se no stiamo qui un'ora e arriviamo a Salerno dopodomani. Allora, eccoci in macchina, videocamera spero non cada, perché se è a me dietro, quindi non può riprendermi, dovrebbe tipo fare... Quindi, allora, vi ho detto che avrei spiegato cosa farò e cosa ho fatto in questi giorni prima della gara a livello nutrizionale, anche se io non me ne intendo tanto, per questo vi dico sempre prendete un nutrizionista se dovete fare una gara, perché io tipo di queste cose non me ne intendo, però cerco di spiegarmi quello che mi hanno spiegato. Nell'ultimo video vi ho detto che avrei fatto una scarica completa e poi gli ultimi 3 giorni a ricarica, che è quello più o meno che pensavo di fare, però alla fine, parlando con un nutrizionista eccetera, siamo arrivati alla conclusione che è meglio fare una ricarica graduale. Cosa vuol dire? Man mano che si avvicinano i giorni alla gara, siamo partiti da zero carbo e ogni giorno stiamo alzando piano piano. All'inizio, adesso, in questi giorni, si è proprio di poco a poco, e poi gli ultimi giorni sarà un po' più sostanziale la ricarica, magari anche con Pringles e alimenti che contengono sale. Non vedo l'ora. Immaginate mangiarvi le Pringles prima della gara, cioè il sogno. Molti di voi mi hanno chiesto come mai si fa la scarica, la ricarica, carbo, non carbo, perché molti di voi sono le prime prese con la palestra, che poi sto dicendo come se io sapessi cosa succede a livello intracellulare, ma non ne ho idea. E sostanzialmente il nutrizionista mi ha cercato di spiegarmi che tu, cioè il concetto base è che tu quando non assumi carbo, i tuoi stores, come si dice, le tue riserve di glicogeno si svuotano completamente, ed è quello che dà quella pienezza al muscolo, no? Quindi le fai svuotare completamente per poi ricaricarle a bomba prima della gara e avere queste vene, questi pump assurdi, no? Cioè proprio si vede prima degli show che qualche giorno prima gli atleti sono sgonfi. Per esempio io oggi sono bello sgonfio, ieri anche ero bello sgonfio, ero tiratissimo, non sono mai stato così tirato come ieri e oggi, cioè c'era proprio la pelle fina, però sostanzialmente hai i muscoli che sono
pochettino sgonfi, come se fossero dei palloncini, no? Sono un po' sgonfi. Invece una volta che svuoti completamente queste riserve di glicogeno e poi le riempi con altri carboidrati, i tuoi muscoli si gonfiano di brutto, le vene, tutto, c'è un pump assurdo ed è per questo che si fa subito a ridosso della gara, sostanzialmente. Per esempio ieri ero a 80 grammi di riso, che no, 50 grammi di riso, che tradotti in patate sarebbero circa 200 grammi, quindi ho mangiato 200 grammi di patate dolci. Il giorno prima ancora ero completamente a zero, oggi per esempio ho 100 grammi di patate dolci, quindi 400 grammi totali tra pranzo e cena. E nada, quindi noi adesso andiamo a Salerno, facciamo il check-in nell'Airbnb, che spero sia carino. In teoria abbiamo preso un Airbnb abbastanza isolato, in campagna, molto tranquillo, per rilassare un po' la mente, anche se in questi giorni mentalmente sto molto meglio. Allora ragazzuoli, eccoci arrivati, io sono assolutamente scoppiato, anche perché ho solo un pasto in corpo e quindi non sto per niente bene. Sammy anche è bello morto, tutti, però lo stesso ci andiamo ad allenare. E niente, siamo arrivati alla casa, la cosa bella è che c'è tantissimo spazio fuori, quindi ti puoi sedere, rilassarti un attimino, che è quello che ci serve sostanzialmente. Cosa che faremo probabilmente stasera, perché tra poco andiamo in palestra. E allora vi faccio vedere all'interno la casa, che secondo me è molto molto carino. Poi di là non ci andrò a vedere, ci sono solo due stanze e un bagno, però questo qui è la living room, che è stata la cosa che mi è piaciuta di più, perché c'è una bella cucina spaziosa, c'è la luce che entra, secondo me è molto molto carino. Adesso è arrivato il momento di mangiare, perché io ragazzi sto morendo letteralmente di fame. Cosa ho per pranzo? Pranzo, sono tipo quasi le 6, però sì, pranzo. Secondo pasto, dai. Che poi ogni volta, oddio, dai, ma pranzo, questo è il secondo pasto. Abbiamo, non si vede bene, un po' tutto amalgamato. Anzi, ve lo porto fuori. Allora, partendo dalle verdure, abbiamo 200 grammi di verdure, che sono divise in asparagi e zucchine, non si vede molto, però ci sono. 200 grammi di pollo. 200 grammi di patate dolci, che equivalgono a quei 50 grammi di riso. E dov'è l'avocado? Qui ci sono 50 grammi di avocado. Questo qui è il pranzo di oggi. Come vedete abbiamo di nuovo messo un po' di carbo, finalmente. Ragazzi, le patate dolci sono una bomba, anche se sono di ieri, l'ho cucinato ieri. E niente, mangio questo pasto e, novità enorme, abbiamo basta cardio, non ce la facevo più. Poi fate cardio perché è strautile, però io che facevo ogni singolo giorno un casino di cardio. Ci siamo. Poverini, Sammy e Gigi sono distrutti, quindi facciamo un piccolo pit stop a un qualche supermercato benzina, così lo si prende una monsterina. Io per fortuna sono riuscito a mangiare, come avete visto è stato uno dei pasti più buoni di questi ultimi giorni, sono scoppiato. E poi ci dirigiamo ad allenarci da Jans. Eccoci, andiamo a salutare Jan. Oh. Ciao Gian, com'è? Tutto bene? Che mi dici? Io bene, un po' stanchini per il viaggio. Classificato. Come stai? Grazie da bere. Come stai? Scusa per arrivare in tardi, però è stato un po' un casino. Piacere, Giancarlo. Allora ragazzi, come avete visto siamo nella mecca del bodybuilding italiano, nonché la home gym di Gian's, che gentilmente ci ha, come dire, ci lascerà usare per questi ultimi allenamenti, che saranno neanche troppo intensi, però saranno devastanti. E cos'è che voglio dirvi sostanzialmente? Oggi sarà un upper abbastanza tranquillo, cercheremo comunque di spingerci. E adesso è il momento del pre-workout e sostanzialmente cosa ci facciamo? Ormai direi che possiamo dirlo, Sammy, possiamo sanno dirlo. Tutti, bro. Sanno tutti. Ci facciamo il nostro pump di plus one, il più buono sul mercato. Buono, ovviamente Sammy vi metterà in sovraimpressione
il tag della pagina Instagram. Seguitela tutti. Se arriviamo a 10.000 prima di postare anche solo una foto, la prima posteremo credo a inizio ottobre, faccio un giveaway sgravato. Poi non vi spoilerò ancora troppo di quello che ci sarà, non ci sarà, perché poi lo vedrete, ci farò proprio un video dedicato. Però andate tutti a seguire la pagina, perché questo qui è il progetto più grande di tutta la mia vita, quindi ci tengo veramente con tutto il cuore che voi mostrate un po' di supporto per quello che sto facendo, perché veramente ci tengo tantissimo, è tipo un figlio per me. Tra l'altro domani, se tutto riesce a combaciare, ci alleneremo col papà del bodybuilding un'altra volta, dato che l'avete chiesto in tantissimi. Oh, stanno uscendo le vene, Madonna, stanno uscendo. Sì. Quindi oggi sarà violento. Oggi sarò violento. E Sammy sarà ancora più violento nell'editing. Sei pronto, Sammy? Yeah, ed è il più violento di sempre. Tra 3, 2, 1. Ragazzi, come avete visto, ho fatto un po' di posing, prima di quello mi sono svegliato, ho fatto i passi, sono andato a fare la spesa e mi sono fatto un caffettino, quindi un po' di cose l'abbiamo fatte, però direi che ci siamo, le gambe anche stanno... Mio Dio, però... Ieri erano 200 grammi di patate, oggi sono... 400 mi pare, quindi i carbo si stanno alzando e credo si veda abbastanza. Comunque, allora, io ho fatto un po' di posing, poi devo ripassare la posing routine, però ho fame, quindi mi faccio colazione, magari faccio due passi per digerire e dopodiché ripasso la posing routine, dato che con Jans ci alleneremo per le 4:30, 5:30, una cosa del genere. E tra l'altro il nutrizionista mi ha detto anche di oltre a levare il cardio, mi ha detto pure di diminuire leggermente i passi, quindi oggi staremo, in prossimi giorni staremo su un 10.000 passi circa. Quindi adesso mi tolgo il costumino da gara e direi che prepariamo la colazione. Allora, come ho già detto,
La colazione è rimasta invariata, quindi senza carbo, solo proteine e grassi animali, ovvero 5 uova intere. E poi ci metto un po' di spezie e questo è quanto. Uno. There you go. Anche se ci cade un po' di cose, non frega niente. Ora un po' di crunch. E un pochettino di paprika, un po' d'aglio. Almeno c'ha un minimo di gusto, perché l'aglio è proprio buono però, raga. Sì. L'aglio è proprio buono. Mi fa venire un attimo un po'... però non c'è piove che l'aglio è proprio buono. Poi mischio il tutto. Ci vorrebbe un bicchiere leggermente più grosso, però vabbè. Vale. E questa qui è sostanzialmente una colazione, ci mettete 5 minuti. È facilissima da preparare. Poi per quelli che mi chiedono, oddio, ma le uova non fanno male così tante uova? No, tranquilli. Questa padella non è antiaderente, quindi un po' di uova rimarranno attaccate. Amen. Si sopravvive. Piattino. Impiattiamo il tutto. Tutto come se fosse, cioè, sono 5 uova. Piatto stellato, raga. Cerchiamo di... Allora, tutto voglio. Ogni singolo pezzettino di uovo. Poi qualche goccia di tabasco per darci quel gusto, in realtà non è un gusto, però per darci quel piccantino. Il gusto è piccante, può essere un gusto piccante. Questo qui è il primo pasto della giornata e me lo mangio tutto mentre ci guardiamo Sam Sulek. Adesso finisco di mangiare questo e poi direi che andiamo a fare la spesa. Volete andare a fare la spesa? No, non posso no, fare dopo, capito. Poi faccio due passi per digerire e mi faccio un po' di posing routine, direi. Allora, esattamente come in America, siamo noi tre a fare passeggiate. Tra l'altro, ragazzi, sto outfit quanto è caldo. Maglietta, what is yours? Pantaloncino, è la mia linea. Esce l'1 ottobre su Kaizen, quindi tutti pronti a mezzogiorno, codice Danny, già lo sapete. Poi nei prossimi video vi faccio vedere meglio tutto quello che esce. E adesso stiamo andando, a parte a fare qualche passo, a vedere, ci dovrebbe essere un caseificio qui vicino che ci hanno consigliato. E quando sono passato stamattina di fianco sembrava spettacolare. Cioè non ho guardato cosa c'hanno dentro a livello di prodotti, però a me basta vedere una bufala per essere contento. Ovviamente non posso assaggiarla, però arrivare di sentire l'odore, guardare tipo dei dolci, mi fa piacere. Sono arrivato a questo punto. Ci siamo fermati al ristorante. Io ovviamente non posso prendere niente, però li guarderò mangiare sostanzialmente. Guardo mangiare perché mi interessano le specialità che ci sono qui e comunque quando sono in giro mi piace vedere anche la parte, come dire, la cultura a livello culinario. Quindi oggi vediamo un attimino, io non posso assaggiare assolutamente niente, zero, quindi mi godrò un po' di acqua frizzante. Allora, mentre io mi gusto il mio pranzo al ristorante, un caffè, lì si è preso sta bontà di Dio, cioè la bufala che buona che è. E Sam mi fa vedere i tuoi spiedini. Lo spiedino. Raga, vi trattate bene. E questo qui era il mio pranzo. Un caffettino, zero calorie, anche perché poi io devo mangiare a casa. Però questo qui poi dopo la gara, dopo le due gare, mi godrò queste cose. Per adesso bisogna restare concentrati sull'obiettivo. Però buon appetito, ragazzi. Allora, tornate a casa. Una cosa che mi sta succedendo ultimamente è che sto da 10 lode e per un tratto sto malissimo, non so perché. Posto tutto energico, tutto contento, ad un tratto tipo una botta assurda di non so, fame, stanchezza, mal di testa. Che lo sia solamente fame, quindi adesso andremo a prepararci il pranzo. Oggi alziamo ulteriormente i carboidrati, quindi avremo ben 300 grammi di patate. Il resto ormai lo sapete già, 200 di pollo e... 200 di zucchine con 50 di avocado. Come al solito spezziamo un goccio, un po' di paprika, questa è quella dolce se non sbaglio, esatto, e un po' di aglio. Oh yeah, un bel tozzo di asparagi.
Sono buonissimi gli asparagi, se non li mangiate di solito provateli perché sono assurdi. Togliamo il fine agli asparagi. Questo bianco già non è più buono. Questo neanche. Pesiamoli un po', ci servono 100 grammi. 111, ne togliamo uno. 106, 2, 100, perfetto, 98, va bene, va benissimo. Così, ora cacciamo le patate in forno nel frattempo, dato che si è riscaldato. Patate in forno, pronte per cuocersi. Per non perdere tempo, pesiamo già anche 100 grammi di zucchine che ci andremo a fare tra poco. Allora, queste qui sono già tagliate, poi le taglio ulteriormente, però sono molto molto comode. Me l'ha prese il signor Gigi. Quindi sostanzialmente cuocio un po' questo, poi ci butto un po' d'acqua, ci butto le zucchine, non c'è niente da vedere. Evitiamo di allungare non necessariamente il video perché c'è il cucino degli asparagi, non è che ci sia niente, nessuna magia. Eccoci, finalmente. Il mio pranzo, come ho già detto, 200 g di zucchine asparagi, 300 g di patate, 200 g di pollo. Ah, è l'avocado, mi stavo dimenticando. Un tocco di avocado che caccio qui, tipo coppetta di gelato. Questi qui sono il sale che posso mangiare oggi, ce ne aggiungo un pochettino e questo qui sostanzialmente è il mio pranzo. Poi ci prepariamo un po' mentalmente, un po' fisicamente e vogliamo nella Mecca del bodybuilding italiano, nonché la palestra di Jans, per prepararci un allenamento succulento e bello, violento, raw, crudo con lui. Come le altre volte, l'avete amati, quindi credo che amerete ancora di più questo. Allora, ragazzi, eccoci qui ancora una volta nella Mecca del bodybuilding italiano. Piano piano. Ma anche abbastanza velocemente, dall'altra volta c'è il doppio dei macchinari. E con... cioè, che ve lo dico a fare? Chi è che non lo conosce? Ormai sono di casa. Ormai. Cioè, tra l'altro i video più visti sono quelli con te, quindi credo che tutti i miei iscritti sappiano chi sia signor Jans. Grazie. Non ha bisogno di presentazioni, una delle persone più brave, più umili nella scena fitness italiana e anche una di quelle a cui voglio più bene, quindi grazie ancora per avermi ospitato qui. E oggi sostanzialmente ci alleneremo insieme. Io adesso, per quanto riguarda la gara, devo fare un allenamento full body, mi hanno dato più o meno esercizi che devo fare, però qui è pieno di macchinari di tipo 6 varianti per esercizio. Quindi sarà Jans a scegliere sostanzialmente. Ti guiderò un po' mantenendo quelle che sono le direttive del tuo team che ti sta seguendo. Esatto, esattamente. Allora mi faccio velocemente il mio pump, che penso che oggi sarà il primo giorno che non mi faccio di pre-workout con caffeina. Vediamo come reagisce il corpo. Magari muoio a mezzo workout perché non c'ho caffeina in corpo. Magari tipo mi sto allenando sbatto, però non credo, oggi sto abbastanza bene. Oggi di lusso, oggi 300 di lusso. Grammi di patate. Madonna, ecco, cioè, proprio... 300 a pranzo, 300 a cena, cioè non... qui parliamo di massa ad alti livelli. Ok, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Solo due. Op, ce l'hai. Easy. Op. Ah, bello, bello, ma il movimento è così fluido, assurdo. Anni di esperienza quest'uomo, ragazzi. Chiaro, lesioni. Guarda che ce l'hai, ce l'hai.
Perché non farlo? Ce l'hai? Diciamo che come due set lavorativi ci stavano. Ok. Lateral raise. Laterali. Solo due, ci sono, ce l'hai. No. Su. No. In scioltezza. Ragazzi, però già si sta allenando con i miei pesi, no, come se fosse riscaldamento. Lui domani c'ha pure la risonanza, appena fatto 6-6 ore di tatuaggio. Vabbè, però sono tutte cose che non si è visto letteralmente facendo umiliare in maniera estrema. No, contestualizziamo. Dennis ha pochissime calorie già da molte settimane. Ormai la massa muscolare l'ha non messa più. Già. No, o non c'è più, l'ha messa già. Quindi alla fine questa settimana l'allenamento è per mantenere un po' è per mantenere la massa e buttare i carboidrati nei muscoli. Esattamente. Quindi ci sta. Io ti sto facendo compagnia, un supporto psicologico. Di cui ho bisogno in questo momento, ecco. Grazie mille. Bravissimo. Ok. Qua, abbassa la scapola. Bravo, adesso. Fermo qui, devi tirare solo qua. Bravo. Spingi il mio gomito, cioè spingi col gomito la mia mano. Bravo, così. Qua. Bravo. Bello. Senti. Madonna. Assurda. Cioè quando contrai senti sotto, sì, che sta per esplodere. No, questa è assurda.
Ultima. Solo tu. Come on, bud. Vai, dai, devi fare per forza. Se riesce Gian, devo farlo per forza, per sì. Per forza, proprio. Se, lì, se non lo faccio sono un fallimento. Ho fatto caso a una cosa. Danny, lui ci fa caso ad ogni singolo dettaglio, cioè lui non guarda l'esercizio nel complesso, però lì io ho visto, lui la prima serie l'ha fatta così, la seconda l'ha fatta così, perché mi ha visto poi fare, sì, con la mano leggermente ruotata, esatto. Qui ha fatto la seconda serie con le mani così perché ha visto che l'ho fatto così, ma non perché copia, lui prova, giusto? Poi se lo sente o meno, poi sceglie lui. Quindi questa è una cosa importante. Voi quando vi allenate, soprattutto quando guardate un video di un vostro atleta che vi piace, voi provate e poi da lì un feedback. Perché a differenza di come direbbe molta gente su internet, eccolo che parte. Il bodybuilding, a parte certe cose che, su cui non ci piove, uno sport molto soggettivo, perché ognuno è fatto in modo diverso, semplicemente. Molta gente devi provare, parla a capirlo. Provi, hai dei risultati, continua. Ah no, però l'evidenza. Se hai dei risultati, il motivo c'è. Punto. Tanto mi sto solo giustificando lo sgarro. Ok, sono assolutamente scoppiato. Manca l'ultimo ancora. Andata. Siamo pronti per la gara. Allenamenti finiti.
finito. Quel che fate fine. Quel che fatto è fatto, si punta solo a migliorare un pochettino regolandoci coi carbo. Come mi vedi, Gianz? No, la condizione c'è, pelle sottile, considerando che non hai fatto la ricarica, ora devi solo riposare, mangiare, salire sul palco e scassare tutto. E ci proviamo. Questo è, ti faccio un grosso grazie. Davvero, grazie mille. Sudato e nudo, scusami. Ci sta ormai tutti e due. Sudore anabolico. Esatto, lo vendiamo tra l'altro. Grazie davvero per avermi nuovo ospitato in questa palestra. Qui lo sai, è casa tua quando assoluto. Vuoi, porte sempre aperte. Senza che ve lo dico, mi raccomando, supportatelo perché veramente... Supportate lui, vi lascio il tag, lui ormai lo conoscete, però vi lascio il tag di Instagram, di YouTube. E davvero, sei una delle persone più positive e migliori in questo ambito fitness grazie. Italiano, quindi davvero grazie mille. Allora ragazzi, abbiamo fatto salto alla Lidl dato che non ho più carne per stasera, o almeno mi è rimasto un pezzettino, però non basta, mi stanno 150 grammi. E guardate che carne ho trovato, scottona. Pietanze altissime, ok. Carne rossa, guardate quanto è bella. Cioè questa che lo mangerei cruda. I macro. I macro sono 100, per 100 grammi 107 kcal, grassi 1,2 grammi, proteine 23,3 grammi. Questa è quella carne rossa con meno grasso che abbia mai visto in vita mia. È assurda, io non vedo l'ora di mangiarla stasera. Cioè è l'unica cosa che aspetto in questo momento. Sono incalato di nuovo la carta forca. Allora, cenetta. Poi devo fare ancora due pasti dopo. Ve li faccio vedere tutti, così vedete cosa mangio in questa ricarica. E dopodiché direi che ci andiamo a dormire, sarà fine la giornata. E poi voglio fare un discorso, ma quello poi lo faccio alla fine, così te dovete stare fino alla fine. La cena sarà esattamente uguale al pranzo, quindi saranno 200 di verdure tra asparagi e zucchine, 300 di patate, 200 di pollo, 50 di avocado, uguale esattamente al pranzo. Da domani si sale ulteriormente di carboidrati, ma quello lo vedrete nei prossimi video. Allora ragazzi, faccio questa clip mentre ho già iniziato a mangiare, anzi sono già bella metà. E sostanzialmente cosa è successo? È saltata la luce tipo 5-6 volte. Sostanzialmente per cucinare questo pasto ci ha messo circa un'ora e mezza. Più che altro le patate da non cuocere, una volta saltava, sta 10 minuti senza corrente, poi risaltava. Quindi è così. Però niente cortisolo. Il cortisolo non fa bene, niente cortisolo. Stiamo facendo la ricarica, stiamo alla grande come avete visto oggi in palestra. E tra l'altro ho dovuto cucinare tutto al buio perché sennò saltava di nuovo la corrente. E però queste patate me ne sto gustando appieno. Niente, direi che io inizio di mangiare questo pasto perché veramente mi sta piacendo un casino. E poi vi faccio vedere velocemente gli ultimi due pasti e poi vi dico una cosa importante a fine video. Metto stilo social. È arrivato il momento dello spuntino, che non è ancora l'ultimo della giornata, dato che il nutrizionista ha detto dico io come ultimo di farmi quello salato, che sarebbe 150 di carne, verdura, vabbè, poi vedrete. Quindi adesso vi faccio uno spuntino giusto per staccare dal salato, salato, faccio dolce, faccio salato, dolce, salato. Adesso ci facciamo 250 grammi di yogurt greco. E tra l'altro vi chiederete perché Danny hai la felpa se sei a Salerno con 30 gradi, perché arrivata a questi livelli percentuali di grasso corporeo io ho un freddo assurdo, soprattutto perché Gigi accende sempre l'aria condizionata, la spara a bomba, e quindi io letteralmente ogni tanto quando eravamo a Marbella la notte mi svegliavo che tremavo dal freddo, anche se oggettivamente c'era stata l'aria condizionata che non era fredda, però io ho freddo. E questa felpa tra l'altro è un campione di Kaizen e devo dire che è la felpa più comoda che abbia mai provato in vita mia. Gigi me l'ha data e ci ha provati questa. Tra l'altro se vedete non c'è logo, non c'è niente, sono un campione. Ed è assurda, veramente assurda. Poi non so neanche quando la lanceremo, volevo solo farvi sapere che questa qui adesso è la mia felpa preferita. E facciamo sto spuntino, quindi 250 di yogurt greco è questo quanto. Perfetto, 250 come al solito, già lo sapete. Ho comprato la cannella, dato che ieri non ce l'avevamo, quindi ci limitiamo
pochettino di cannella. E nada, adesso ci mangiamo sto yogurtino, i macro. Sono tipo 135 calorie, carboidrati, cena limitati, proteine 25 grammi, 25 grammi di proteine. Detto questo, mi godo lo yogurtino e poi ci vediamo all'ultimo passo della giornata. Ci siamo quasi, c'è un video bello lungo con tutte le parti, però ci sta, sono sicuro che apprezzerete. Puoi spegnerlo. Sì, è la padella sporca di prima, non ci vuoi rilavarla, ragazzi, tanto ci faccio di nuovo. Di olio non ce n'è, c'è solo il residuo delle verdure. Cacciamoci l'asparagus, lasciamo cuocere un attimino. Nel frattempo prepariamo le zucchine. C'è sta zucchina del diametro di 50 centimetri. Siamo quasi. Utilizzerò rigorosamente il piatto che ho utilizzato sia per il pranzo che per la cena. Le ragazze che stanno guardando questo video diranno: oddio, che schifo! I ragazzi diranno: lo faccio anch'io. Verdure pronte, facciamo sul piatto riutilizzato, riciclato. E ora è il grande momento che aspettavo da un bel po' di tempo, quel pezzo di carne spettacolare. Ma di che parliamo? Ma guarda, ma vorrei prenderlo a morsi. Sono 150 grammi, una fettina secondo me saranno 120. No, Fra, non è vero. Direi che sono la bilancia umana. Ma guarda un po' che bellezza. La lascio bella cruda questa. 3, 2, 1, fine. Oh sì. Guardate sto pezzo. Maddo. Sì, ti giuro che mi emoziona. E infine 30 grammi di avocado. Scusate, sono un bel cadavere, ma è tipo passata la mezzanotte, quindi mi spengo. Letteralmente mi spengo. Aggiungiamo un po' d'aglio. Sembra tipo cocaina questo. Letteralmente. Un po' d'aglio. Un goccio di paprika. Sulle verdure, non sulla carne. La carne deve rimanere intaccata. Un po' di paprika. E infine un po' di tabasco. Poco, perché tra poco vado a dormire, quindi. Ale. Questo qui è il mio pasto, direi. Ah, devo ancora aggiungere il sale che mi è rimasto sulla carne. Ci esce una cosa spettacolare. Madonna. Questa carne è legale. Comunque, quello di cui volevo parlare durante questo ultimo pasto è un pochettino il percorso che ho fatto in questi mesi. E devo solo dire, l'ho già detto un paio di volte, che sono veramente contento di tutto. Com'è andata, come sta andando, in qualsiasi verso vada, che arrivi primo, ultimo, vinca, perda, indifferente. Ovviamente credo che ognuno vada con l'obiettivo di vincere, cioè con la che gli piacerebbe vincere. Però quello anche a me, perché sono umano, quindi di sicuro se vincessi sarei contento. Però anche se perdessi, ragazzi, ho portato la condizione migliore che potevo, non ho mai sgarrato, ho fatto tutto secondo il piano, il fisico lo sto facendo vedere, credo. Cioè sono seduto e ho le vene sulla pancia. E posso dire di essere entrato, o iniziato questa serie con, come dire, come una sfida con me stesso, ed esserne uscito con un obiettivo, l'obiettivo di migliorarmi sempre, che potrei dire ce l'ho sempre avuto, però adesso è più forte che mai. Sono contento di me stesso, sono contento di noi come community, veramente grazie per tutto il supporto che mi avete dato, che è stato assurdo. Sono contento per i boys e tutti quelli che mi sono stati vicino, senza di loro non ci avrei mai fatta, mai. Love you, bro. Anch'io, che ti voglio bene, Sam.
mi hanno veramente aiutato tanto. E questo qui, ragazzi, veramente apprezzate gli amici, apprezzate i parenti. Mia mamma per mesi mi ha cucinato sempre lei, ed è una cosa di cui non mi vergogno minimamente. Oddio, si fa cucinare dalla mamma, sì. Però davvero avere dei genitori che ti amano e ti supportano in quello che fai è una cosa che non si vede sempre, anzi quasi mai, ed è una sensazione impagabile. Si può dire impagabile, sì. Okay. Vabbè, avete capito il concetto. E davvero, se avete mai avuto una minima idea di buttarvi in un progetto, non parlo di gare, in generale, una sfida con voi stessi e non siete sicuri se farla o non farla, fatelo. Buttatevi sempre, osate sempre. Alla fine questo vi fa crescere nella vita. Al di là della gara di bodybuilding, che è solamente una cosa iconica, proprio cercate sempre di uscire dalla vostra comfort zone, cercate di fare cose nuove, cercate di rincorrere i vostri sogni, per quanto possano sembrare assurdi e irrealizzabili e difficili da raggiungere, perché alla fine, ragazzi, se tutto quello che fate fosse facile, ok? Cioè, dove sarebbe il bello se tutto fosse facile? Se non dovessi faticare per arrivare alle cose, non esisterebbe. Cioè, non esisterebbe la sfida, non esisterebbe la soddisfazione dopo aver raggiunto un obiettivo, non sarebbe niente di tutto ciò. Quindi davvero, se volete che vi rimanga qualcosa da tutta questa serie, il fatto, andate oltre al bodybuilding, ok? Oltre al Danny che solleva pesi e c'ha un bel fisico, pensate proprio al livello mentale. Buttatevi sempre nelle sfide, sempre. La vita è se stessa una grande sfida. E niente, non so se avete capito il concetto. Probabilmente la stanchezza non riesco più a parlare, però mi sa che finisco questi due bei tranci di carne, le verdurine, e poi mi lavo i dentini e vado a dormire, che sono veramente scoppiato. Anche se le energie sono più alte, i carbo sono più alti, però arriva mezzanotte, ragazzi, e io sono letteralmente uno zombie. Quindi davvero grazie per chi è rimasto fino in fondo e vi ringrazio davvero per tutto. Non sapete quanta felicità e quanto orgoglio mi date. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo all'ultimo giorno prima della gara e poi alla gara. Quindi ragazzi, allacciate le cinture, ci saranno due cazzo di film che stanno per arrivare e noi ci vediamo al prossimo film. Bella.